Bullismo, fenomeno in aumento, considerando anche le sue varie forme come il cyberbullismo, il body shaming. 19.800 i casi gravi registrati nel 2022, dato su cui si sono confrontati i relatori del convegno svoltosi nell'atrio della ex scuola elementare di Roccaravindola. La fascia maggiormente colpita è quella dei ragazzi e delle ragazze tra 11 e 13 anni e questo riscontro si è avuto soprattutto da quando è scoppiata la pandemia. Secondo i numeri resi noti da Telefono Azzurro e da Save the Children, una vittima su 10 pensa al suicidio, 3 su 10 compiono atti di autolesionismo, problemi e disagi che aumentano con l'uso continuo e costante degli smartphone, dispositivi che rendono ancora più difficile l'emersione del fenomeno. La serata è stata aperta dai saluti del sindaco di Montaquila Marciano Ricci, del presidente dei Boys Roccaravindola Antonio Roccio e del presidente di Stop Bullismo, organizzazioni queste che promuovono progetti specifici di sostegno e aiuto ai minori. Noi, oltre a cercare di insegnare calcio, insegniamo anche tutti gli altri valori che devono cominciare a conoscere i nostri ragazzi e questa è stata un'occasione in più per far migliorare anche noi, perché molti di noi, molti ragazzi, molti bambini non hanno proprio idea di che cosa si tratta di questa tematica, purtroppo, che sta prendendo sempre più piede. Che bisogna tornare di nuovo alla comunicazione, quella comunicazione importante partendo nella famiglia, dove una volta sia a pranzo che a cena si comunicava, si parlava dei problemi della scuola, dei loro figli. Invece oggi purtroppo si è tutti connessi con il cellulare ed c'è una mancanza di comunicazione proprio tra il ruolo dei genitori verso i figli. Il presidente della FIGC Molise, Piero Di Cristinzi, ha parlato dei programmi attivati dalla federazione per evitare l'insorgenza di fenomeni simili, in quanto il calcio e lo sport in generale rappresentano uno strumento efficace per contrastare discriminazioni e violenze, così come sono fondamentali la scuola e la famiglia. Tanti genitori presenti, insieme ai loro figli, stimolati alla riflessione. Nella serata, moderata dal giornalista Sergio Di Vincenzo, si sono alternati gli interventi delle psicologhe Maria Letizia Proia e Floriana Di Pietro, della presidente dei genitori Arcobaleno di Venafro Monica Di Filippo, del giornalista Paolo Scarabeo, presidente dell'associazione Don Milani, della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Colli a Volturno, Ilaria Lecci, e ancora della biologa nutrizionista Rebecca Silvestri e di Ivano Pascarella, vicepresidente di Stop Bullismo, che con i Boys Roccaravindola ha organizzato la serata. Vuoi per l'indice di popolazione, vuoi per l'elevato numero di studenti di scuola primaria e secondaria, è una problematica che a oggi ci riguarda molto da vicino. Lo sport può diventare proprio un canale preferenziale per contrastare questa problematica, proprio perché attraverso lo sport i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno spazio e modo di essere insieme e quindi grazie alle figure di riferimento possono imparare lo stare insieme in modo maturo, in modo sano, in modo consapevole.